Lo scorso 4 gennaio si è tenuta la consueta conferenza stampa annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Una conferenza stampa della durata di circa 3 ore e mezzo, dove una quarantina di giornalisti le hanno posto alcune domande sull'anno di governo appena trascorso e sui progetti futuri. Una di queste domande riguardava il colpo di pistola partito la sera del veglione di Capodanno da un'arma regolarmente detenuta da un deputato di Fratelli d'Italia, l'onorevole Emanuele Pozzolo. Alla domanda il Premier risponde con molta chiarezza: chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodire quell'arma con responsabilità e serietà. Per questo ha chiesto che l'onorevole Pozzolo venisse deferito in commissione di garanzia di Fratelli d'Italia, ovvero il Collegio dei Probiviri. Ma chi sono i probiviri e qual è il loro compito? Cominciamo col dire che i probiviri, detti anche uomini onesti, sono persone che, godendo di particolare prestigio e capacità, entrano a far parte di organi collegiali, aziende, società e appunto partiti. I probiviri sono investiti del potere di dare pareri, giudicare l'andamento di una istituzione ed esercitare funzioni conciliative. Solitamente il Consiglio dei Probiviri, e nel caso specifico la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina di Fratelli d'Italia, si compone di un presidente e di 4 membri effettivi, più un supplente che subentra in caso di assenze o indisponibilità degli effettivi. Ora, in base al regolamento della Commissione, il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi e acquisire tutti i documenti e le prove del caso e da lì, poi, con una sentenza motivata, decidere se applicare la sanzione disciplinare oppure applicare il proscioglimento. Ma quali sono allora queste sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare in base al regolamento della Commissione di Garanzia e Disciplina di Fratelli d'Italia? Andiamole un po' a vedere. Partiamo anzitutto con la censura, che si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, il comportamento successivo al fatto e i precedenti dell'incolpato inducono a ritenere che egli non incorrerà più in un'altra infrazione. Poi vi è la sospensione, ovvero l'esclusione temporanea dell'esercizio dei diritti e dei poteri. E infine vi è l'esclusione, che viene inflitta per violazioni molto gravi tali da rendere incompatibile la permanenza dell'incolpato all'interno, in questo caso, del partito. Ecco, possiamo dire che la posizione dell'onorevole Pozzolo non è delle più rosee. Da una parte, dunque, il Collegio dei Probiviri, che dovrà esprimersi sull'azione e sulla condotta dell'incolpato, seguendo un filone più politico che riguarda appunto il ruolo che questi ha all'interno di un partito. Dall'altro, invece, e contestualmente, si muoverà poi l'autorità giudiziaria, che dovrà fare tutte le verifiche del caso per accertare dinamica e responsabilità. In due casi, però, il procedimento disciplinare con sentenza motivata e definitiva da parte del Collegio dei Probiviri può essere riaperto secondo il regolamento di garanzia e di disciplina. Se è stata inflitta la sanzione disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri, ma per quegli stessi fatti l'autorità giudiziaria competente ha emesso una sentenza di assoluzione, o perché il fatto non sussiste, o perché l'incolpato non lo ha commesso. Oppure se i probiviri si esprimono per il proscioglimento, ma l'autorità giudiziaria competente emette invece una sentenza di condanna su fatti che, per esempio, non sono stati valutati dal Consiglio di Disciplina.